Roberto Brenner di Google alla BTO. La novità che verrà discussa qui tra poco al panel alla BTO sarà appunto di questo nascente motore di ricerca, possiamo dire così, dedicato ai viaggi di Google? In realtà lei si riferisce all'acquisizione in corso di Ita Software da parte di Google, che tra l'altro è ancora al vaglio delle autorità negli Stati Uniti, quindi non è stata conclusa. L'intenzione non è quella di sviluppare un nuovo motore di ricerca solo dedicato al travel, l'obiettivo è quello di integrando le informazioni e la potenzialità di Ita Software, fornire delle risposte agli utenti molto più finalizzate, molto più precise. Questo Ita Software è una software che raccoglie tutte le informazioni delle compagnie aeree, dei voli. Quindi immaginiamo un domani che voi digitiate, cerchiate volo Milano-New York, trovate immediatamente la risposta sulla disponibilità e su quali compagnie aeree, e poi avrete la possibilità di selezionare l'aggregatore o direttamente la compagnia aerea dove poi procedere nell'acquisto del biglietto. Oggi un utente che deve organizzarsi il suo viaggio, come è splittata la possibilità di ricercare notizie sulla meta su motori di ricerca rispetto ai siti tradizionali? Ma diciamo che oggi l'utente deve fare forse più ricerche per trovare quello che sta cercando. Quindi se cerca, diciamo, di nuovo il volo Milano-New York, avrà diverse opzioni poi di risultati, potrà poi selezionare una degli aggregatori presenti e verificare all'interno poi la disponibilità. La disponibilità dei voli oggi non viene fornita da Google, ma dovrà cercarla in uno degli aggregatori o nei siti delle compagnie aeree.